Abbiamo fatto una partita che speravamo di fare, che ci auguravamo di fare, una partita direi solida, molto solida dal punto di vista difensivo. Siamo riusciti a tenere Milano a 70 punti, Milano è una squadra che ne segna 90-95 di media, e quindi tenerli a 70 punti in casa per noi è stato consacrazione di una difesa, di un stare in campo solido. Poi è chiaro che nel momento in cui, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo avuto delle buone percentuali da tre punti, siamo riusciti anche a andare avanti, e poi dopo le percentuali alla fine non ci hanno assistito e quindi non siamo riusciti a fare il colpaccio, che sarebbe stato veramente incredibile. Però usciamo da questa partita testa alta, usciamo molto contenti. Devo fare ancora complimenti ai miei giocatori per l'impatto che hanno avuto, per quello che si sono creati. La gente li rispetta, la gente li vuole bene, la gente apprezza il loro modo di stare in campo, e quindi vi faccio complimenti a quello che fanno tutti i giorni. E adesso testa bassa, concentrarsi su Cantù, che è martedì una partita che giochiamo in casa e vogliamo fare del nostro meglio, vogliamo farci un bel regalo di Natale, quindi proseguiamo con questa mentalità, con questa abnegazione difensiva, con questo aiuto dentro l'area, che oggi abbiamo preso 12 rimbalzi più di Milano, quindi è un grandissimo risultato per noi. E quindi ripeto, un solo rammarico per 2 o 3 canestri in più da 3 punti, però sarebbe stato troppo, ma va benissimo così, cerchiamo di farli nella prossima occasione contro avversari che sono, diciamo, alla nostra portata, con le quali sarebbe bello riuscire a vincere. Oggi io vi ho detto una battuta, che Milano si va per partecipare, era importante partecipare, abbiamo partecipato dignitosamente, quindi questo mi dà motivo di grande soddisfazione di dire bravi ai miei giocatori. Ma niente, credo che... Allora, oggi sono molto 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 contento per i miei giocatori, perché credo che la partita di oggi vada contestualizzata, no? nel periodo che stiamo vivendo, in questo tipo di calendario, e quindi considerando i meriti di Varese, cioè la solidità, l'identità che ha espresso fin qui e che ha portato sul campo anche stasera, con l'ottimo lavoro di Attilio, e noi quello che stiamo vivendo, cioè un periodo che è inaccettabile, che non ho mai visto, cioè nel senso che noi dal 13 al 30 sono 17 giorni in dicembre dove facciamo 8 partite prendendo 5 voli, Istanbul, Sassari, Atene, Tel Aviv il 27, Avellino il 30, e abbiamo giocato venerdì sera battaglia clamorosa alle 9 ad Atene, e oggi alle 5 credo che i miei giocatori abbiano dimostrato di nuovo un atteggiamento speciale di voler tenere al lavoro che fanno, a tutti gli spettatori che c'erano oggi, e qui faccio ancora i complimenti a vedere uno spettacolo di bimbi, di giovani, di tanta gente che porta entusiasmo al palazzo, quindi il club è stato bravissimo in questo, ma credo abbiamo risposto con sacrificio, con mentalità, che è quella che si meritano per avere fin qui fatto 11 vittorie consecutive in campionato, che è la migliore partenza della storia del club da quando sono in playoff, e quindi nell'era moderna aggiungiamo le 2 di Supercoppa e una Eurolega oltre le aspettative. Ho finito la partita in Grecia e i vostri colleghi erano un po' più numerosi di voi, che non lo conosco da anni, qualche partita l'hanno vista, ci hanno fatto i complimenti, rimangono qui con me, non solo perché ovviamente non capita tutte le annate di sbancare 2 volte i campi di Atene, ma per come la squadra gioca, perché sanno che noi non ci possiamo permettere in campionato di far riposare giocatori più importanti o
oggi erano fuori due giocatori chiave per noi, ma per acciacchi fisici. Abbiamo in questo momento da mettere di nuovo il ritmo della Valle, ma lo stesso Nedovic, che deve rigiocare con la squadra, ha dei minuti limitati oltre i quali devo toglierlo, è quindi sempre in gestione, per cui ci sono una serie di problematiche anche nei quintetti, nelle situazioni da fare, in settimana dove giochi ogni 48 ore e devi cambiare perché ci sono l'Eurolega ti costringe a non usare certi accoppiamenti che altrimenti pagheresti, però sai, allora non ti alleni, poi devi venire in campionato, devi bilanciare giocatori che per 4-5 giorni non hanno mai giocato insieme. Quindi considerando tutto questo, credo sia giusto farlo per riconoscere i meriti ai miei giocatori e a tutti quelli che hanno lavorato con loro perché ci fossero ancora partite come stasera, che è oggettivamente una partita dura, bella da playoff, con una squadra che doveva trovare le energie nervose prima di tutto per portarla via. Quindi, indipendentemente da come andrà quella di Natale, quella dopo a Tel Aviv, essere, come dicevano i vostri colleghi, riesce al 50% in Eurolega, avendo vinto 4 volte in trasferta, con Nedovic 2 mesi fuori, è in campionato una partenza storica, devo dire che questo gli vada riconosciuto. Poi questo non ci dà niente, non ci dà i trofei, però per quello che ci siamo detti d'estate, noi e a voi, questi ragazzi stanno interpretando al meglio quotidianamente proprio l'attenzione e la mentalità giusta. Allora se c'è la mentalità poi noi non ci scomponiamo, se le partite se ne perdono anche qualcuna di seguito, che capita a tutti, perché costruisci 3 buoni tiri per un finale perdi, con Bayern ci sta, altre volte i finali tutto a punto li vinciamo noi, ma siamo stati finora lì sempre con grande desiderio di vincere, anche stasera sul meno 8, che una squadra può accusare tutto il peso di tutto questo periodo, ha resito immediatamente con grande qualità, attaccamento, e ha finito la partita con sacrificio difensivo. Quindi bene, oggi sono particolarmente contento e era giusto che lo sottolineassi perché ho avuto tante persone.